il fuoco e le fiamme poco dopo l'alba, grigia e incerta, dopo la notte nera, come nero, e adesso l'interno dell'Holiday Park. Sì, perché l'incendio è divampato dentro il locale, dove vi è una pizzeria. Fuori sono stati testimoni gli scivoli acquatici, i mastodontici giochi che precipitano come le montagne rocciose. I giganti gialli e azzurri hanno temuto che le vampate assassine assalissero anche loro, come le sanguisughe. E invece no, i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo, puntuali, tempestivi. E la tempesta di acqua e di schiuma ha scongiurato il peggio. Il danno è stato ingente, ma limitato al cuore del locale. La cucina, il forno, l'arredamento, i tavoli, le sedie. Ecco perché l'origine dell'incendio è incerta. La causa del rogo è forse accidentale. I rilievi della polizia scientifica escluderebbero il dolo. Nessuna mano avrebbe provocato il disastro. Quando i vigili del fuoco hanno lavorato per domare la furia rossa scottante, sono anche esplose delle bombole del gas. Una reazione a catena, come nella scissione dell'atomo, prima dello scoppio della bomba atomica. Bombole, bombole, che cosa? Ma che situazione grave! Quando il sole è già sul mare di San Leone, frazione balneare di Agrigento, l'Holiday Park è salvo, o quasi. Paura, panico, terrore, poi la calma piatta, come l'acqua che bagna il viale delle dune alla prima traversa, protetta dagli scogli.